Buongiorno ragazze, oggi nuovo video e in questo video che durerà un po' tutto il giorno, quando faccio questi video di prova proprio per farvi vedere effettivamente com'è un prodotto, andremo a provare insieme questo super chiacchieratissimo fondotinta di Rimmel. Questo è il Lasting Finish 25 ore con SPF 20, sono 30 ml, io l'ho pagato sulle 15 euro ma sicuramente, ma cioè proprio non c'è dubbio, lo trovate anche a meno e io ho preso la colorazione, la, oddio com'era, la 200 soft beige e ha una scadenza di 15 mesi. Questo è il fondotinta. La particolarità di questo fondotinta, ah, vi dico quello che promi: ecco, un fondotinta perfezionante, texture ultra leggera, media coprenza, tecnologia innovativa, lascia la pelle libera di respirare donando un'idratazione fino a 25 ore e va agitato prima dell'uso. La consistenza, insomma, del prodotto è abbastanza liquida e la particolarità di questo fondotinta è secondo me l'applicatore, appunto così, ha una spugnettina, e è molto particolare. Io lo sto usando già da un po', quindi già mi sono fatta un'idea, però ve lo voglio far vedere appunto così, magari mi dite anche voi come vi sembra. Piccolo premessa, come sapete, almeno qualcuna di voi saprà, ho una pelle che è mista, tendente al grasso, mi arrosso facilmente, non so se si vede con il freddo, ad esempio il naso, e non ho particolari imperfezioni a parte due cosine qui, ma insomma non me ne importa molto. E non cerco più fondotinta super coprenti, ma fondotinta che vadano a rendermi omogenea la pelle e che però non siano troppo pesanti. Ok, ho provato a stendere questo fondotinta con un pennello tipo questo qua. Questa è una, diciamo, un'imitazione, non so, me lo manda un sito dei Real Technique. Ma la mia applicazione preferita è con la Beauty Blender, questa è quella che si trova da Sephora. Oggi però lo voglio provare con voi con questa spugnettina molto simile alla Beauty Blender di NYX. L'ho presa ieri, infatti, ha infatti. Madonna, c'è sta luce qui che qua sembra tipo violacea, non so perché, comunque credo sia la luce. L'ho presa da NYX e credo costi tipo la metà di quella Sephora. E la particolarità è che ha questo taglio, vedete, obliquo, quindi sicuramente è più comodo per applicare il prodotto tipo in questa zona. L'ho già bagnata, è molto dura quando è asciutta, bagnata si gonfia forse anche più della Beauty Blender. Però la Beauty Blender è più morbida, ecco, al tatto. Però volevo provarla. Con la Beauty Blender l'applicazione mi piace tantissimo, più che col pennello. Con le dita, sapete, io ho dei problemi ad applicare le cose con le dita, quindi non vi saprei dire. Se qualcuno di voi l'ha applicato con le dita, magari lasciateci un commento qui sotto, così abbiamo tutte le varie opzioni. Allora, innanzitutto lo inizio ad agitare. Oggi che giro questo video è mercoledì 13. Dopo vi faccio vedere anche l'ora perché adesso ho lasciato il telefono sulla scrivania. Però dovrebbero essere tipo le 11 e qualcosa. Dopo devo andare a mezzogiorno a fare le unghie perché insomma stanno crescendo. E poi vado. Non so se vado a pranzo da nonna perché finisco un po' tardi, quindi non lo so. Poi vado a casa, di là, l'altra casa. E verso le 6 vado in palestra perché intanto lo vado a mettere. Io lo metto sul viso proprio così. Diciamo che non dico che abbondo, però non ne metto poco, perché appunto sì, ok, la copertura leggera, però un minimo voglio che non si veda, però insomma, che ci sia. Quindi vado a metterne un po'. E poi dopo appunto verso le 6, credo, non mi ricordo bene l'orario, vado in palestra, non per fare pollo o calisthenics, ma perché voglio provare a fare anche un altro corso che si chiama Flexibility. E che è appunto diciamo un'attività anche utile per la pole dance per essere più flessibili, perché insomma la pole dance è sia uno sport di forza ma anche un pochino di armonia e di flessibilità, perché alcune figure, ecco, serve un po' essere flessibili, tipo spaccate, queste robe qui. E io spaccata praticamente quasi ci vado, mi manca un pezzetto, ma le braccia, soprattutto questa parte alta, sono tutta incastrata. Infatti soffro molto spesso anche di dolori al collo, mi blocco, e quindi ho pensato che magari potesse essermi utile, quindi oggi vado a fare una prova, insomma. Allora, il fondotinta si sfuma benissimo, la coprenza è molto leggera. Io farò un'altra passata, perché appunto oggi mi vedo un po' arrossata, soprattutto qui sul naso. I brufoletti comunque li ha coperti abbastanza bene. Naturalmente, se vi infastidisce il fatto che si vedano un po', nulla vi impedisce di metterci un po' di correttore. Io solitamente neanche lo metto perché appunto non mi interessa se si vedono un po'.
Per me questa è una base che Va va più bene o che non una troppo bene? chiusa, insomma, ho passato anni e anni a mettere litri di fondotinta e a ostruirla, quindi adesso me ne frego un po' di più delle imperfezioni e vado tranquilla. La spugnetta mi piace moltissimo, e sfuma molto bene e questa parte così obliqua la trovo veramente comoda proprio per applicare anche il fondotinta. E quindi ok, questa è l'applicazione, mi avvicino un po' per farvi vedere. E io ho queste cicatrici, anzi dopo vi devo chiedere un consiglio perché stavo pensando una cosa. E già si è asciugato sulla pelle, vi giuro, l'effetto è molto molto naturale, ma anche a cioè non si sente, non è un fondotinta pesante, quindi mi piace veramente tanto, lo sto usando proprio con gran voglia, mi piace usarlo. E, ah, ecco, questo vi volevo chiedere. Stavo pensando di cercare una brava dottore, medico, insomma, dermatologo per fare un peeling, credo si chiami peeling, per le cicatrici, perché comunque ho un bel po' di cicatrici date dall'acne degli anni passati e quindi vorrei fare qualcosa per migliorare un po' la grana della mia pelle. E se qualcuno di voi ce l'ha fatto, ci è passato, datemi qualche consiglio, perché ho trovato una dottoressa qui delle mie zone che sembra abbastanza brava, però voglio sentire anche delle esperienze, vale la pena farlo? Si tolgono le cicatrici? Io ho delle cicatrici, credo siano abbastanza profonde, non so, adesso con questa telecamera che pialla qualsiasi... ecco. Insomma, ce ne sono un po'. Devo dire che un pochino si sono attenuate, però qua anche sulla fronte. Ecco, vedete. Cioè, non che mi diano particolarmente fastidio, però mi piacerebbe avere una pelle un po' più liscia. E niente, quindi comunque vi dicevo, sono tipo le 11 e un quarto. E noi ci aggiorniamo dopo. Penso quando arriverò all'altra casa vi farò un aggiornamento per vedere se mi sono lucidata. Adesso vado semplicemente a completare il trucco, non metterò cipria, blush, niente, lascio solo il fondotinta così proprio a sé che faccia il suo lavoro. Metterò, truccherò un po' gli occhi, giusto perché sennò sembra che ho gli occhietti minuscoli. E niente, quindi ci aggiorniamo dopo. Rieccoci qui, è passata giusto qualche ora. Sono, vi faccio vedere, stamattina erano tipo le 11 e un quarto e sono le 6 e un quarto, quindi siamo tipo a 7 ore. E io non ho messo solamente la mascara dai che ci siamo lasciate stamattina e un po' di rossetto. Adesso ho Bohème di Nabla. Ah, ho fatto le unghie, le ho fatte un pochino più a mandorla, credo si dica. E due glitterate rosse qui su questa mano, due color un nude e una bordeaux, mentre su quest'altra sempre due glitterate rosse, una solamente nude con dei puntini bordeaux e due bordeaux. Insomma, questo è il risultato. Mi piace un sacco. Abbastanza natalizia, anzi, fatemi sapere se vi piace sia la forma che la combinazione di colori. E questo forse è il tipo di unghia che mi sta meglio, perché ho le mani molto tozze e un po' ciccione, diciamocelo. E quindi magari tendono un pochino a allungarmela, però vabbè, insomma, per adesso così. Poi sicuramente quando riandrò a gennaio, ormai se ne parla, le accorcerò perché diventeranno abbastanza lunghe. Allora, però parliamo di cose serie, serie. Fondotinta. Allora, io appunto non ho messo cipria, correttore né niente. E devo dire che nel complesso non lo vedo malaccio. Voi adesso ecco, così vedete un po' meglio. Si è un tantino lucidato solamente sulla fronte, ma lo potrò in qualche modo, ecco. Si è un pochino lucidato sulla fronte, ma anche ancora si vede un pochino sul naso, però devo dire che non si è mosso più di tanto. Di solito a me si infilano. Qui ho queste, vedete, quando faccio così mi si infilano il fondotinta qui in queste due rughettine, però devo dire che non ce n'è tanto. Con la cipria vi posso giurare che almeno su di me dura benissimo tutto il giorno. Adesso ho preso un tovagliolino di carta perché voglio tamponare un po', però vedete, non è che rimane chissà quanto prodotto. Ecco, sul naso un pochino di più. Così, diciamo che la parte dove tende un pochino più a lucidarsi almeno su di me è fronte e un po' di naso, infatti è dove è rimasto un pochino più di colore, però nel complesso io devo dire che lo trovo veramente bene, non dico come l'ho appena messo stamattina naturalmente, però sta abbastanza bene. E adesso poi io mi rivado all'altra casa, cioè avanti e indietro, e registrerò proprio lì l'ultimo spezzone perché appunto lo struccheremo insieme, così vediamo. Penso che lo farò verso le 9 e mezza, 10, in modo che saranno passate, non dico 12 ore, perché quello dovrebbe durare 25 ore, che so, decisamente troppo, ci dovrei andare a dormire e non mi pare il caso. E quindi ecco, vediamo dopo durante lo struccaggio quanto ne è rimasto e quanto se invece se n'è andato. Quindi niente, ci vediamo fra poco. Eccoci qui, allora è un po' tardi, però
po' tardi, insomma, per me è tardissimo, che io già ho sonno. Sono quasi le 11, 22:53, quindi ecco, diciamo non sono arrivata alle 12 ore col fondotinta, ma quasi. Allora, che dirvi? A parte il naso, ma perché sono un po' raffreddata, quindi l'ho soffiato e si sa, insomma, che il fondotinta se ne tende ad andarsene. La lucidità non è cambiata molto da quando ho fatto lo spezzone precedente, quindi diciamo che si è mantenuto abbastanza. Adesso io prendo una salviettina struccante e lo andiamo a struccare. Lo andiamo a struccare insieme. Sì, sto tipo col pigiama perché c'è un po' freddo. Ho detto adesso mi strucco e vado a letto. E il mascara lo toglierò dopo. Non ho niente per i capelli. Non vedrò, no, che un po' mi crescano perché mi manca fare tutte quelle crocche in testa, al massimo riesco a fare questa ora, vabbè, che tanto domattina devo andare in palestra, quindi. Allora, iniziamo dalla fronte. Sta ancora qui. Ecco qua, insomma, di fondotinta ne è rimasto, non tantissimo, però insomma, penso si noti la differenza con o senza. I rossori comunque li avevo coperti abbastanza bene. Devo dire che comunque 15 ore, senza cipria, senza correttore, senza niente, non sono per niente male, ma io appunto lo sto già utilizzando, quindi ecco, non era proprio una prima impressione perché io già mi sono fatto un'idea. E quindi a me personalmente piace tanto, mi piace usarlo, quindi lo uso praticamente quando mi devo truccare. Adesso sto usando lui e un altro di Wycon perché lo sto per finire, quindi li alterno un po'. E io ve lo consiglio se avete una pelle senza troppe problematiche, se non dovete coprire chissà quale magagne, insomma, va bene perché comunque vedete io ho due brufoletti, il rossore l'avevo attenuato, fate conto, senza correttore, quindi col correttore si sarebbero coperti. Però ecco, non è che mi importa tantissimo anche se si intravedono, ultimamente non ci faccio più caso, quindi va bene così. E niente, quindi ecco, se avete una pelle, non dico proprio tutta grassa, forse non va bene. Mista va benissimo, mista, volete semplicemente una cosa molto leggera, che non si sente, non sia pesante, perché ci sono altri fondotinta, come ad esempio alcuni della Kiko. Volevo registrarvi anche un video sui prodotti, non dico flop, però che non mi sono piaciuti, quindi se vi interessa ve lo registro un po' più avanti. Non ne ho tanti, però magari insomma può esservi utile per evitare qualche acquisto, magari che potrebbe essere sbagliato. E ce n'è uno della Kiko che io non lo tollero, nonostante io siano anni che metto il fondotinta e ne ho messi veramente di pesanti. Quello adesso, come adesso che non cerco più una copertura super elevata, non lo tollero più. Questo mi piace tantissimo, è molto leggero, si sfuma tranquillamente, ha una buona durata, 25 ore non lo so e non mi interessa neanche provarle effettivamente, però devo dire che il suo lavoro lo fa, insomma se mettete dovete andare al lavoro per 8 ore fissandolo con la cipria state proprio super tranquille. E niente, quindi se l'avete provato fatemi sapere e se c'è qualche altro prodotto che vorreste vedere all'opera, stavo pensando di acquistare il fondotinta della Huda. Anche se so che quello è un po' pesante, però mi ispira molto, magari per qualche serata, per le serate così, quindi quello mi piacerebbe acquistarlo. E non so se c'è qualche altro prodottino da consigliarmi, ragazze, qui sotto i commenti sono tutti per voi. E niente, io vi auguro una buonanotte perché vado a dormire adesso e ci vediamo al prossimo video.